Ah, adesso lo vedo male. Wait! Che c'è, Ceni? Ti vuoi calmare? Ah, pure! No, calma. Di un po' tutti i followers. Allora, lunedì 9 gennaio 7:33, siamo davanti al... No, ferma! Davanti al meccanico. Ti calmi? Calma. Stiamo preparando la colazione e tra poco si va. Ferma. Dai. Vieni qua. Parcheggio pieno, buongiorno. Sono le 8:11. L'officina ha già aperto da 40 minuti, ma noi ce la siamo presa con comodo e adesso andiamo a chiedere info. Allora, sono qui a Rovaniemi davanti all'officina. Tra l'altro avevano il biglietto da visita di quelli che hanno fatto il soccorso, quindi gliel'ho spiegato. Sembrano essere disponibili. Il tipo mi fa: sì, adesso arriva a portarlo dentro. Non so bene come faranno, perché voi direte: vabbè, ma sono solo 30 metri da fare. Il problema è che dietro è ben storto. Gli ho anche mandato la foto, gli ho fatto vedere la foto e lui mi fa: oh, that's bad. E io ho detto: that's bad, sì. Veramente siamo messi maluccio. Guardate che arrogante lui. Spettacolo. Vedete che l'hanno attaccato alla corrente, così il motore resta caldo. Comunque, madonna, questa l'avrei già portata via da un pezzo. Questa notte ha fatto un salto il camion spazzaneve. Non so, era una ruspa gigante. Ha fatto delle rasette al Ducatone pazzesche. Però qua chi guida questi mezzi è molto bravo. Quindi, boh, speriamo che siano, insomma, prima di tutto preparati, poi corretti. Però mi hanno dato massima disponibilità sulle 8 del mattino. Speriamo. Ah, tra l'altro nevica non male. C'è meno 8. Per fortuna non fa così freddo. E speriamo. Piano, zio. Ah, adesso lo vedo male. Stai lì, bello. Wait. Look that. Se la vedo male. Che paura, raga. Quanto pare, se vai indietro esce più facilmente, quando vai avanti torna quasi. Allora, aggiornamenti. Per fortuna il mezzo è riuscito a entrare in officina. Tra l'altro, quando parlano finlandese fra di loro, forse capisco di più il sardo. Mi sono sembrati molto disponibili, perché hanno fatto entrare subito il mezzo. C'era un altro camper all'interno, officina tra l'altro minchia enorme. Cioè, non proprio enorme, però si entra dritti e poi ci sono tutte lateralmente, quindi non è incasinata. Cioè, se tu devi uscire, retro ed esci. Cioè, tu entri dritto e puoi andare a sinistra, dritto, destra. Ci sono 4-5 ponti.
mi sembrava ben organizzata, molto nordica, ecco. Tra l'altro molto bello il ponte con in mezzo una roba che si muove e ha un creak suo, quindi l'hanno alzato sul ponte, però giustamente poi dovevano alzare il proprio il ponte del mezzo per lavorare sulla ruota, e quindi hanno questo sistema apposta e boom. Anche qua una cos'è, Audi, pardon, con la coperta a mio cugino e il collegamento davanti per tenere caldo. Ah, tra l'altro guardate qua, guardate, sistema che dico io per non far entrare aria, molto mio cugino, però valido, e lo toglierà d'estate sicuramente. Comunque, cosa volevo dire? Ah sì, quando l'ha alzato la ruota faceva così e lui il tipo fa è messa veramente male. Faccio sì, non mi potevo muovere per questo. Stamattina saranno arrivati tutti qua, avranno detto ma che cazzo fa questo col camper. Comunque niente, mi hanno detto di aspettare nella sala d'attesa, carino. Adesso sto un attimino fuori. Qui tra l'altro c'è lo Scania vuoto che sta caricando. I camion sono... ah, porta le bombole. I camion qua sono bellissimi. Penso che tra di voi ci siano un po' di appassionati di camion e ogni tanto li filmo. Penso che vi faccia piacere. Tre assi, madonna che bello, con il muletto dietro. E niente, quindi mi tocca aspettare. Io ho detto anche di controllare l'altro, così guarda. Mi ha detto che molto probabilmente è da cambiare anche il disco. E lo immaginavo, perché la ruota lavorando storta, le pastiglie lavorando sul disco con la ruota storta l'hanno rovinato. Anche se per poco, anche se fai un chilometro così è tantissimo, perché è come segnare il disco Ford. Kit 710, kit zio. E niente, mi sono sembrati disponibili, quindi secondo me, io non vorrei dirla, però io dico che in giornata me ne vado da qua. Ovviamente mi auguro che lavorino a prezzi onesti, non vuol dire niente, l'ho anche detto l'altra volta quando ho rotto in Norvegia, che in Norvegia lavorano a 110 euro l'ora nell'officina in cui sono andato. In altra officina lavorano anche a 150. Non è una questione di essere onesti o no, ragazzi, la parola onesti è sbagliata. Io sono in un altro paese dove lo stipendio medio non è come quelli italiani da fame, con tutto rispetto per chi prende uno stipendio da fame, ma ci siamo capiti cosa voglio dire. E quindi ovviamente le loro possibilità economiche sono diverse, quindi se loro magari qua prendono 3500 euro e costa 100 euro l'ora al meccanico, capite che è un discorso. Poi comunque mi sono sembrati professionali, non dico niente, però speriamo. E niente, vi aggiorno. Ah, in tutto ciò Sherry l'ho lasciata sul Ducatone, così sta lì tranquilla e poi vediamo. Mi ero quasi dimenticato di avere la GoPro con me, perché stavo facendo dei video col cellulare e sono qui vicino a un centro camper. Cioè, alla mia destra di là c'è un centro camper. Qui a sinistra davanti a me c'è un centro caravan, perché al nord tantissimi usano la roulotte caravan, chiamatela come volete. Beccatevi questa, sarà 9 metri. Cioè, raga, doppio asse non finisce più, è una roba... cioè, ci vuole secondo me un gran manico a guidare una roba del genere, perché secondo me io già solo uscire da qua strapperei via, boh, tutto un lato. Come potete vedere, parcheggio pulito, non c'è tantissima neve accumulata lì, però quei 10 cm pulito perfettamente, sotto non si vede. Qua c'è neve fresca, ma questo un po' è neve, un po' è ghiaccio. Cioè, guardate che roba! Guardate quante! Ce ne saranno 20. Se non 20, 15. Una più grande dell'altra. Queste qua sono la versione piccola, base. Addirittura un asse, attenzione, le usano. Incredibile. Quelle là sono tutte doppio asse. Queste invece asse singolo, che, cioè, sono già grandi, Poi fa ridere, perché tipo in Svezia tu arrivi in posti... qua non lo so perché non l'ho girata d'estate, ma d'estate arrivi in posti che sono nel nulla e dici minchia, arrivo qua, posto della Madonna, non ci sarà nessuno, guarda che strada, arrivi, Volvo e roulotte dietro. E dici ma come cazzo? E invece sì, ma che roba, raga. E questa è un po' più piccola, ma sarà... adesso voglio contare. Inizia qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 e 9. Sono 9 metri con il coso lì. Mercedes. Ah, anche là ci sono i camper. Andiamo a vedere i camperini. Ma questo è Cat 4? No, forse no. No. Scherzavo. Tra l'altro qui c'è un marchio che si chiama Cabe, che usano in tantissimi al nord. Sinceramente in Italia non li ho mai visti, li ho visti solamente in... a Düsseldorf, alla fiera del camper.
barra LED ignorante. E da quanto ne so fanno solo roulotte, non fanno camper, vero? Quelli della Cabe. Cabe non fa camper. E sono specializzati, essendo del nord, non so se sono finlandesi o svedesi. Forse finlandesi o svedesi. Norvegesi no, di sicuro. E sono specializzati in mezzi per il nord, quindi sono ben isolati, ben coibentati, eccetera, 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 discorso tubi, tutta quella roba lì noiosa. Tra l'altro, non so per quale motivo, dallo scarico del bagno, evidentemente c'è una curva, non lo so, c'è dello sporco, perché mi si è ghiacciato un pochettino, cioè sento che scende piano, però dalla cucina no. Quindi secondo me è proprio un problema dello scarico del bagno. Secondo me è sporco, l'acqua scende lentamente perché c'è qualcosa di schifo, non lo so. Lì si blocca e ovviamente non scorrendo giù, magari appena esce fuori ed entra nel serbatoio delle grigie, magari lì si forma un po' di, capito, no? Di ostruzione, e non scorrendo lì si ghiaccia un pochettino. Approfitto di queste 2, 3, 4 ore, non so, spero che oggi finiscano, di questa giornata in officina, per far sì che si schiacci, e voi direte sì, però domani ci sarà lo stesso il problema. In realtà è un problema che mi fa dai meno 20 in giù, però ovviamente va risolto, devo un attimo ingegnarmi e capire. Sicuramente cosa da fare? Aggiungere un'altra resistenza nel punto dove si è ghiacciato l'altro giorno, che ha fatto quel tappino prima della ghigliottina, perché la ghigliottina funzionava, ma c'era la ghigliottina è qua e il blocco di ghiaccio era poco prima. Quindi ovviamente non è come accendere un fuoco e quindi anche se 5-6 cm in lato scalda comunque. La resistenza fa perfettamente il suo lavoro, perché la ghigliottina anche a meno 29 si apriva e si chiudeva. Però ovviamente, essendo piccola e non così potente, perché comunque deve anche consumare poco e deve agire su quel punto, agisce solamente su quel punto. I 6-7 cm, 10 cm prima magari un po' di calore arriva, ma non così tanto. Quindi bisognerà mettere un'altra resistenza tipo quelle che abbiamo messo lì, un po' più indietro. Come ho già detto nel video dell'altro giorno, il lavoro delle resistenze funziona perfettamente, purtroppo o per fortuna. Solamente un viaggio di questo tipo può dire ok, il lavoro funziona, va modificato, va aggiunto, è perfetto così. Adesso sappiamo che sotto i meno 20, meno 25 potrebbe dare determinati problemi. Il sistema però funziona perfettamente, quindi ragazzi di VRC sono stati spettacolari e sono stati i primi a dire: Iari, provalo, facci sapere, poi nel caso lo modifichiamo. Questo è un test, non so quanti abbiano fatto un viaggio del genere. Sicuramente, e mi ci gioco il Ducatone, quelli di Pearl, Detlefs, quelli che sono, nessuno avrà mai provato un mezzo così prima di metterlo in vendita, altrimenti certe problematiche non ci sarebbero. Però sono contento, perché penso che stia riuscendo, penso che stia dando dei consigli a tanti di voi che mi seguono. Poi ovvio, se uno va a meno 10, determinate problematiche che ci sono a meno 30, a meno 10 non ci sono alcune. Poi altre, come nel Challenger che avevo provato, a meno 10 già si ghiacciavano i tubi, per dire. Quindi bisogna fare i test. Mi sarebbe piaciuto, ovviamente, guarda che bello, bello zarro, bello. Ovviamente mi sarebbe piaciuto fare un test del genere in Italia, tipo andare a Livigno. Il problema è che non faceva così freddo prima di partire, così come è successo lo scorso anno. Se ci fosse la possibilità di andare in Italia 2-3 giorni, una settimana, anche se in realtà basta andarci 3 giorni, se per 3 giorni non hai problemi a meno 25 siamo a posto. Ovvio che se fa una notte meno 25 e di giorno fa meno 3, capite che il discorso non cambia, perché qui il vero problema secondo me non sono le temperature minime, ma le temperature massime. Perché da noi magari fa la botta di meno 17, meno 18, però poi di giorno, tra un pochino di sole, tra virgolette, e le temperature più alte, il discorso cambia. Come l'altro anno, quando mi si era ghiacciato il Challenger e la gente mi diceva: ma poi di giorno c'è il sole. Sì, ma faceva meno 4, cosa è? C'è il sole? Una sega, c'è il sole. Quindi niente, sto parlando un po' così per dire il mio pensiero su alcune modifiche che ho fatto, che vanno fatte in generale sui mezzi che hanno un determinato tipo di utilizzo. Tra l'altro qui sembra notte, in realtà sono le 9:23, il sole sorge, teoricamente dovrebbe sorgere alle 10:30 e il tramonto è alle 2, quindi ci sono circa 4 ore di sole, tra virgolette, anche se in realtà qui ci sono, no, dov'è? Devo guardare sud, penso che sia di là.
però essendo in una zona industriale qui neanche si vedrebbe perché ci sono le case davanti, ma oggi comunque anche se dovessi alzare il drone per esempio non vedrei il sole perché penso che nevicherà tutto il giorno, il tempo è brutto tra virgolette, in realtà se fa un po' di neve io sono solo contento. Ci sono meno 8 e boh, a parte le mani, ma perché ho usato il telefono quindi sono stato senza i guanti perché se no non riesco a scrivere. Sì, si sta bene. C'è un negozio che si chiama Motonet, che è tipo un negozio che vende un po' di tutto e c'è un parcheggio quasi pieno adesso. Finlandesi, passione. E beh, qui che cazzo fai? Trombi, mangi, bevi, fumi, fai robe di giardinaggio, costruisci cose, giri in motoslitta, andranno a caccia in tanti secondo me. Ah, tra l'altro ieri quando sono andato con il... ieri non ho filmato ragazzi perché tanto avevo ben poco da raccontare, però ho montato in 2 giorni 5 video. E tra l'altro devo anche una di queste sere, che sono tranquillo, tanto ho un po' di video pronti quindi posso dedicarmi ad altro, devo aggiornare assolutamente la mappa magica perché ho un botto di punti, devo ancora aggiungere un paio di foto di qualche spot della Sardegna, però ce le ho tutte lì salvate, devo solo caricarle, e devo aggiungere ancora tutti gli spot di questo mese di viaggio perché tra le varie cose che ho fatto non mi sono dedicato troppo la mappa, non l'ho neanche spinta, quindi vi ricordo che se voleste la mappa magica potete scrivermi una mail a guidone.iari@gmail.com. e per chi non lo sapesse, la mappa magica è la mappa che ho creato un mese dopo essere andato a vivere in camper il 3 febbraio 2017, l'ho creata verso marzo perché ho detto cavolo, ma magari tra un anno torno in questo posto, non mi ricordo esattamente dov'è, di qua di là. E poi tipo un anno fa ho visto che aveva 300.000 visualizzazioni e avevo ricevuto ben pochi grazie, così decisi di metterla privata e dopodiché decisi di metterla a pagamento, come penso che sia giusto così perché c'è un lavoro immenso dietro, ci sono quasi 6 anni di viaggi, 215.000 km percorsi finora, quindi sì, è vero che a volte alcuni spot di 2-3 anni fa sono chiusi, è una piccola percentuale, è così, però ci sono veramente tanti tanti posti che sono molto isolati, molto belli, e state tranquilli che la mappa non è il Park Fortnite della situazione, i numeri sono lo 0,001%, e quindi non è difficile che troverete casino. Comunque è già successo di trovare e la cosa bella è stata tipo una volta che in Sardegna c'era una coppia con un immobile vecchio e un'altra coppia che avevo conosciuto a Parma, e mi hanno mandato la foto perché si sono conosciuti, perché si sono parcheggiati vicini in uno spot sul mare in Sardegna, e quindi la mappa crea amicizie. Questa cosa è stata, devo dire, molto molto carina. E non so bene come siano arrivati a parlare di me, forse uno avrà detto ah, ma conosco Iari, ho la mappa anch'io. Secondo me ha fatto ridere come scena. E basta. Tra l'altro, mezzo qua di soccorso, cioè manca la sirena grossa, ma il Ducatone è fatto meglio. Questo è proprio un po' una cosa a mio cugino. E quindi niente, se vi serve la mappa scrivetemi una mail così vi spiego come funziona. Non scrivo, non do informazioni precise online perché poi arrivano quelli a dire beh, i consigli non hanno prezzo, noi camperisti diamo le cose gratis, sai quelle robe lì, cioè ognuno fa come vuole, il mio lavoro, non mi vergogno a chiedere soldi, assolutamente, tutto ha un prezzo. Poi ovvio che se uno mi chiede un consiglio, un attimo, una roba, ok, però mi sembra che viaggiare alla fine è un extra. Tutti abbiamo 20, 30, 40, 50, c'è chi ha anche 150.000 euro di camper, quindi insomma non mi sembra un torto chiedere cosa? Ah, ghiaccio. Chiedere dei soldi per una roba che ha effettivamente valore. Figa questa. Lui ha messo questa barra piccolina con solo 4 LED, però sono sicuramente quelli che spingono in distanza. E lui ha messo questa chiusura qua. Sì, molto mio cugino anche lui, È una chiusura fatta su misura per non far entrare aria. Tra l'altro mi stupisce che ci siano macchine veramente belle, perché non stanno male neanche qua in Finlandia, però adottano a volte delle soluzioni molto molto mio cugino, che dici cazzo, ma hai un Audi da, non so, sarà un Audi da 50.000 euro, minchia, fai un lavoro fatto bene. Cioè è molto più bello quello che ho fatto fare sul Ducatone su misura che questo. È quasi un peccato, per carità, io sono il primo a fare le cazzate a mio cugino, però minchia, su una macchina così bella. Comunque ragazzi, sono qui al lavoro sul Ducatone, li vedo lì che trafficano, prima meno che sul numero di telaio per ordinare il pezzo, e speriamo di cavarcela con relativamente poco, diciamo, speriamo che facciano un buon lavoro e speriamo che lo facciano entro oggi. Ci sono queste tre cose, se funzionano tutte e tre insieme sono contento.
Tra l'altro ieri un ragazzo ha visto la foto e è venuto qui, mi ha bussato e ho detto minchia, porca troia. E ho detto arrivo, mi sono vestito perché c'erano meno 12, meno 11. E ho detto arrivo, sono uscito fuori, mi fa questa non è una zona di parcheggio, stavo per volare. Mi fa non è una zona di parcheggio questa, però. Io ho detto no ma perché ho il mezzo rotto, sto aspettando il meccanico. Oh vieni a vedere, ho il crick. Ero tutto preso male perché questo si stava incazzando. Mi guarda, mi fa così sulla spalla, mi fa dai Iari sto scherzando. Gli faccio ma vaffanculo, va. Questo mi ha preso per il culo perché voleva farmi la scenetta del local incazzato. In realtà era uno che mi seguiva, che abita qua. In realtà mi segue la moglie. Infatti poi mi ha scritto un messaggio Instagram dal profilo della moglie e mi ha detto no sono venuto a salutarti perché guardiamo i tuoi video eccetera eccetera. È stato simpatico, è stato gentile, mi ha fa dei tour sugli sci e tutto, mi ha detto se vuoi vieni gratis di qua e di là, è stato super super gentile. Ah, si sono spente. Prima le luci hanno diminuito l'intensità e poi si sono spente. È giorno. Sì, è strano come... Già solo spegnendo le luci sembra che ci sia più luce. In realtà non cambia niente, però... Sì, questo è il giorno. Cioè... Più o meno giorno. Comunque mi fanno troppo ridere le macchine, anche quelle normali, che... Cioè, tipo un Golf. Con i due padelloni. Tra l'altro dei montaggi a mio cugino che... Stavo per dire, se qui vedessero i lavori di Antonio... Però magari no, loro non apprezzano. Cioè, fanno tutti questi lavori del cazzo. O perché non vogliono spendere soldi su macchine un po' del cazzo. Ma anche su macchine belle. Fanno a volte degli accrocchi proprio... È un peccato vedere queste modifiche su... Un conto è su un Golf e dici, vabbè... Vale un cazzo, è una macchina di 20 anni fa. Ma 15... 10, quanti cazzo di anni ha? Però a volte vedi le macchine belle e vedi questi lavori a mio cugino che... freddo le mani. Il Ducatone si sta scongelando, si scongelerà pure tutto il tetto con i pannelli, così i pannelli potranno finalmente lavorare. Ah no, un paio di persone mi hanno detto ma tipo senza sole così, ma comunque non lavorano un po' i pannelli. Pannelli solari, se no si chiamerebbero pannelli lunari o pannelli notturni, tipo. Questo è il cuscinetto, raga. Si sta sghiacciando tutto. Minchia. Allora, non so se si sia capito qualcosa, ma hanno cambiato cuscinetto ruota sinistro. Il destro l'hanno controllato, mi ha detto che è perfetto. Il disco, ovviamente, come immaginavo, era da cambiare. E anche le pastiglie non si possono cambiare singolarmente, quindi cambiato i due dischi dietro, due pastiglie dietro, cuscinetto ruota sinistro. Diciamo che se spendo una millata sono... Non dico contento, ma va quasi bene. Non sono contento di questi soldi spesi, ovviamente. Tutte le volte che c'è un imprevisto non è bello, perché sono soldi che non si sono preventivati. Insomma, io so che più o meno nell'arco dell'anno posso rompere X. Ci sono gli anni in cui va bene e non rompo di meno. Ci sono gli anni in cui va peggio e rompo di più. Vabbè, comunque, se va bene, tra virgolette, sono un migliaio di euro. Se va male, di più. Non ho idea di quanto lavorino all'ora. C'è anche da dire che ci hanno messo meno di 2 ore. Mi auguro che i pezzi di ricambio non abbiano troppo... Non ci mettano sopra troppo ricarico. E poi se... tanto non è che ci siano grosse alternative. Ovvio, meno soldi spendo qua e più ne ho per le birre. Che bello sto sub. Carina anche la tipella. Tira un sacco di vento.
Oh, vi giuro, sono quasi contento. Ho speso. Adesso vi faccio leggere bene. Prima cerco un posto dove fermarmi, aprire le grigie. Raga, ho speso 616 euro. Ma io sto male. Ripeto, avrei preferito non pagarli, ma in Norvegia ho pagato 700 euro solo per il cuscinetto. E qui ho pagato 616 euro, mi hanno cambiato dischi, pastiglie, cuscinetto posteriore sinistro. Ho pensato, se ne spendo 1000, sono quasi fortunato considerando i prezzi. E quindi bene così, raga, bene così. A volte bisogna essere soddisfatti e contenti, quindi super top. Giro a destra anche se non so dove si vada. Cazzo, che figata! Che figata! Oh, quando mi ha detto la cifra, il mio inglese, lo avete sentito tutti, non è il massimo, insomma, ho delle conversazioni, ma poi soprattutto i numeri, thousand, non capivo, io ho detto 600, perché poi ho capito 660, invece era 616 e quasi, perché mi aspettavo più di 1000, quindi ho detto, dirà 1600, 1300, non lo so, e invece 616, 616. Io tipo, in quel momento secondo me la mia faccia era tipo, che bello, sto spendendo 600 euro. Allora, devo ammettere, devo dire la verità, sono stati 2 giorni un po' del cazzo, perché mi dà fastidio star fermo, perché non sai mai chi trovi dall'altra parte, ma bisogna restare fucking positivi. Ho trovato delle persone super disponibili, gli ho dato la mano, tra l'altro quello che mi ha fatto il lavoro era camperista, tutti abbastanza giovani. Wow, stasera mi spacco a merda, conosco un bivacco qui a circa 1 ora e mezza. Cheri è stata bravissima, è stata in camper, sono le 11 tipo, cioè quando sono andato a pagare sono le 11.04, quando sono andato a pagare il tipo mi fa, ci sono state tante cose da fare, minchia, io lì tipo porca puttana, ci sono 2000 euro, cioè me lo dice così per prepararmi, e io ho detto, per ridere, io ho detto, non vorrei saperlo il prezzo, e lui scherzando mi fa, però devo dirtelo. Mica, quanto me l'ha detto? Vi giuro. Cioè, voi direte, vabbè, ma no, non è che sono contento perché ho speso 600 euro, ma sono contento perché avrei potuto spendere, in Norvegia avrei speso 1500 euro, senza se, senza ma. Il carro attrezzi non l'ho pagato perché pago un po' di assicurazione, è vero, però ho un servizio, il recupero mi sarebbe costato sicuramente almeno 200 euro, e quindi va bene così. Adesso mi fermo un attimo così apro le grigie. Bella storia, bella storia. Poi il tipo ha fatto un giro di 10 minuti per controllare che fosse tutto a posto. Veramente top. Wow, sono veramente contento. Ma caghi di nuovo, ma Cherie, ma stai cagando ovunque. Non raccogli la merda, sei un disonesto italiano bastardo. Bastardo! Vieni qua, dai! Occhio che ti parte, Madonna, che bello! Andiamo in bivacco a fare il fuoco, affanculo. Vediamo un sacco di vino, ci spacchiamo a merda, Cherie, te lo dico, Te lo dico. Allora, sono a Rovaniemi, solito posto dove si fa il carico. Non ho capito se ci sia anche lo scarico. Vabbè, ne ho ancora un po' per cacare. E al massimo proverò l'ebbrezza di cacare a meno 29, anche se secondo me caghi e se si ghiaccia lo stronzo a metà può essere un problema. Sono veramente contento perché poteva andare molto peggio. Poteva andare anche meglio, sì, però poteva andare veramente molto molto peggio. Quindi va bene così. Adesso carico acqua. Dovrei anche fare il gasolio. Gasolio 2,0664 e Romania mi costa un po' di più. L'avevo fatto a 1,95. Sono 10 centesimi, sì. O no? Sì.
E quindi su un pieno di 100 sono 10 euro. 10 centesimi per 100 litri. Sì. Vabbè, vediamo comunque. Magari sulla strada, perché appena si esce dalle città il gasolio costa un po' meno. Ci sono dei distributori che sono in mezzo al nulla, automatici. Vabbè, ma anche questo è automatico, non c'è niente. E niente. Dai, bomba.